D'accordo, c'è qualcos'altro, cosa in più dovrebbe fare l'Europa per silenziare i nazionalisti? Dunque, io sono convinto che nel momento in cui la priorità è difendere il sistema, i partiti, i soggetti politici antisistema perdono colpi. Così come nel momento in cui ci si deve rivolgere alla competenza, alla logica, alla conseguenza effettiva delle proprie azioni, alla corrispondenza tra le proprie enunciazioni e le proprie azioni, in quel momento perdono terreno anche i politici, diciamo, che si presentano come geniali, che hanno trovato estemporanee, che cercano la scorciatoia. Quindi il momento non è positivo per i politici antisistema né per i nazionalisti, perché in questo momento tutti guardiamo fuori per vedere gli altri che idee hanno, se hanno delle possibilità. Detto questo, il dopo sarà un dopo molto diverso dal momento attuale, così come sarà diverso dal momento precedente. Il dopo sarà un momento in cui, se non ci sono delle azioni concrete, il risentimento, il dolore, la sofferenza sarà veramente profondo nei singoli paesi. Allora bisogna fare in modo che l'Europa si attivi concretamente per aiutarsi l'un l'altro, perché non siamo gli unici con dei difetti in Europa. Noi abbiamo un difetto, noi ci siamo fatti trovare nel momento dell'emergenza che abbiamo ancora bisogno dell'aiuto degli altri. Ci siamo fatti trovare nel momento dell'emergenza con i conti non a posto, ci siamo fatti trovare nel momento dell'emergenza che invece di dare i soldi al sistema sanitario nazionale lo davamo a chi voleva andare in pensione un anno prima. Allora, questo è il nostro difetto. Però c'è un altro difetto, il luogo comune ci vuole delle cicale, c'è un difetto anche degli altri europei però. Si vuole che i tedeschi non abbiano lo sguardo lunghissimo, si vuole che i tedeschi in questo momento non debbano guardare solamente alle proprie tasche, al fatto che noi i conti li abbiamo a posto e voi no, perché se andiamo giù noi, purtroppo vanno giù anche loro. E allora serve probabilmente uno sforzo per uscire dal luogo comune che ci descrive, sia a noi che agli altri. In questo momento premia la concretezza. Ha ragione il Presidente Monti, l'importante è che i soldi ci arrivino in tasca, poi chiamatelo MES, chiamatelo Coronabond, Certo. chiamateli Eurobond, chiamateli progetti specifici. Adesso c'è bisogno di liquidità. È talmente vero quello che hai detto prima, che i partiti antisistema fanno molta fatica in questa fase di vera, grande emergenza, e invece i partiti di sistema guadagnano consensi. È di questa sera un sondaggio fatto fare in Germania dalla ARD, e la grande coalizione che governa questo grande paese, quindi cristiano democratici, cristiano sociali più socialdemocratici, ha guadagnato il 36% in consensi ed era stato in caduta libera. E anche questo meriterebbe qualche riflessione in più.